Sei un sismologo che lavora in un osservatorio geologico. Al mattino si controllano le apparecchiature che monitorano l'attività sismica e si regolano gli strumenti. Dopodiché si ispezionano i movimenti delle placche tettoniche. All'improvviso uno dei dispositivi mostra uno strano segnale. È come un piccolo terremoto. Prendi nota di questo movimento e continui a lavorare. Il segnale si ripete. Passa un po' di tempo e i dispositivi lo rilevano una terza volta. Capisci che non è un terremoto perché il segnale è troppo debole. Si ripete ogni 26 secondi e assomiglia a un battito. Il cuore umano batte vicino al centro del torace. Anche il battito del pianeta proviene dal suo centro, l'equatore. Chiami altri specialisti e parli con loro di questo fenomeno insolito, ma nessuno sa di cosa si tratta. Inoltre, non è possibile determinare la fonte del battito. Arrivi nel luogo da cui proviene la vibrazione e non trovi nulla. La Terra pulsa ancora sotto i tuoi piedi, ma è impossibile capirne il motivo. Negli anni 60 fu scoperto un battito chiamato microsismo negli Stati Uniti. Sono trascorsi più di 50 anni, ma gli scienziati di tutto il mondo ancora non conoscono la natura di questo fenomeno. Sembra che il nostro pianeta abbia un cuore nascosto nella crosta, che batte ogni 26 secondi. Secondo i ricercatori, questo cuore potrebbe trovarsi nella parte meridionale o equatoriale dell'Oceano Atlantico, nel Golfo di Guinea, una parte chiamata Golfo del Biafra. Ogni inverno il battito diventa più forte, per poi indebolirsi di nuovo in estate. Quando gli scienziati hanno iniziato a esplorare questo luogo, hanno avanzato una teoria secondo cui potrebbe essere l'oceano a creare questo fenomeno. Le onde colpiscono la piattaforma continentale del pianeta e l'impatto deforma il fondo dell'oceano, tipo una mano che colpisce un tavolo, insomma. Siediti su un lato del tavolo e appoggiaci sopra le mani. Fai colpire da qualcun altro il tavolo sul lato opposto. Sentirai una vibrazione. Le onde dell'oceano che colpiscono la costa creano un effetto simile. Qualcuno potrebbe obiettare che ci sono onde in tutto il mondo, non solo all'equatore. Sì, ma è lì che il sole riscalda di più il nostro pianeta. L'energia solare provoca potenti tempeste e venti e accelera le correnti e le onde oceaniche. Inoltre, nel 1980, i geologi scoprirono che i tremori della Terra si inasprivano durante le tempeste. Insomma, quando le onde colpiscono la riva con più potenza. Non tutti gli scienziati erano d'accordo con questa teoria. Alcuni ricercatori credevano che il pianeta pulsasse a causa dell'attività sismica che proveniva da un vulcano situato su una delle isole del Golfo del Biafra, il luogo in cui il battito era più forte e vicino al vulcano. Ma ulteriori osservazioni hanno mostrato che i tremori della Terra si sono verificati in tutti i punti del Golfo di Guinea. Ecco perché gli scienziati non possono provare nessuna di queste teorie. Il nostro pianeta pulsa non solo dall'interno. La Terra è circondata da un sottile alone luminoso che cambia costantemente forma e luccica di colori diversi. Se guardi il nostro pianeta usando un'attrezzatura speciale, vedrai che la Terra si trova all'interno di una bolla pulsante irregolare situata a un'altezza di 80-640 km sopra la superficie terrestre. Questa bolla si chiama ionosfera, uno strato di particelle cariche che separa l'atmosfera superiore dallo spazio. In altre parole, questo è il confine che contraddistingue la regione dove si respira ancora dal vuoto completo dello spazio. La Stazione Spaziale Internazionale viaggia all'interno della ionosfera e anche la maggior parte dei nostri satelliti si muove all'interno dei confini della bolla pulsante. Questo fenomeno naturale può sia favorire sia disturbare il funzionamento dei sistemi di comunicazione e navigazione. Permette ai segnali radio e GPS di raggiungere i nostri telefoni cellulari, ma può anche interrompere la connessione stabile. Tutto dipende dal numero e dalla densità delle particelle cariche. La luce del Sole toglie uno o due elettroni ai gas che circondano il nostro pianeta, che diventano particelle cariche. Queste particelle costituiscono la ionosfera, che cambia continuamente forma e dimensione. Questo perché il pianeta ruota attorno al proprio asse e la luce del Sole cade su di esso in modo non uniforme. Durante il giorno, la ionosfera è sempre più grande che di notte. Per questi motivi, la ionosfera è pulsante e in costante movimento. Questa instabilità accorcia la vita dei satelliti in orbita e spesso li mette fuori gioco. I segnali radio e GPS passano attraverso la ionosfera e vengono riflessi dalle particelle cariche, per poi volare più lontano verso la loro destinazione, telefoni, navigatori e altri dispositivi con GPS e ricevitori radio.
Il nostro pianeta non è solo pulsante, ma anche ronzante. Il rumore prodotto dalla Terra si chiama brusio di Taos. Registrare questo suono è impossibile, ma comunque il 2-4% delle persone sul pianeta lo sente. In tutto il mondo, persone che non si sono confrontate tra loro parlano di uno strano ronzio che interrompe il loro sonno e non gli permette di concentrarsi. Questo rumore li segue ovunque. Forse lo senti anche tu, ma non ci fai caso. Ma quando ci farai caso, non sarai più in grado di non sentirlo. Alcuni residenti di un piccolo villaggio in Scozia descrivono questo ronzio come un suono denso a bassa frequenza. C'è un sito web su internet con una mappa dove persone da tutto il mondo registrano e descrivono questo rumore misterioso. Quasi ovunque è una vibrazione a bassa frequenza, appena percettibile all'orecchio umano. A volte la gente dice che assomiglia al rumore di un aeroplano in volo, ma più silenzioso. Alcuni lo descrivono come il rumore del motore di un camion acceso nel cortile di casa. Fa rumore mentre tornano a casa e quando sono a letto diventa più forte. Se lo senti anche tu, puoi segnarlo sulla mappa. Ci sono documenti risalenti al XIX secolo che descrivono un suono simile al brusio di Taos, ma la prima volta che ne hanno parlato i media è stato negli anni 70 in Inghilterra. Da allora sono state partorite molte teorie sia da scienziati che da persone che cercano di catturare il ronzio. C'è un'ipotesi che sostiene che il rumore provenga dal traffico ad alta velocità sulle autostrade, oppure che potrebbe essere causato dai troppi aerei che volano nel cielo. Il ronzio e le vibrazioni possono essere prodotti da stazioni elettriche, fabbriche, apparecchiature industriali ed enormi prese d'aria. Alcuni credono che le ragioni del ronzio siano i movimenti delle placche tettoniche e della crosta terrestre sotto le acque oceaniche, ma nessuno è ancora riuscito a dimostrarlo. Nella maggior parte dei casi le persone sentono il ronzio nelle grandi città e naturalmente spesso se ne lamentano e chiedono di condurre indagini, ma nessun tentativo di trovare la fonte di questo rumore ha dato risultati. È possibile che il 4% delle persone abbia un udito unico che cattura le onde sonore a bassa frequenza. Una teoria dice che la fonte del brusio sono segnali radio speciali usati in tutto il mondo per comunicare con i sottomarini. Questi segnali radio potrebbero essere la spiegazione di questo ronzio che alcuni sentono e accade quando l'energia radiante si scontra con i tessuti molli del cranio umano, stimolando il nervo uditivo e creando un'allucinazione uditiva. Ma la teoria più interessante è apparsa nella città di Sausalito, in California. Molte persone sentono il ronzio e i biologi credono che il motivo potrebbero essere i pesci. Ci sono molte rane pescatrici sulla costa occidentale che possono produrre un suono unico, non udibile di per sé, ma che urtando gli edifici costieri produce un ronzio. Anche un solo pesce può farlo. Immagina cosa succede quando migliaia di queste creature marine emettono suoni contemporaneamente. Ma non sono solo le persone che vivono vicino alla riva ad avere problemi con questo rumore. Anche chi abita in centro sente il ronzio. E poiché le onde sonore create dal pesce non possono diffondersi così lontano, la teoria è stata rapidamente confutata. Il nostro pianeta non è l'unico a ronzare. Nel 2020 gli scienziati hanno registrato uno strano ronzio su Marte, un segnale acustico lungo e silenzioso che si diffonde su tutta la superficie del pianeta rosso. A volte cambia un po' a causa dei terremoti, un altro bel mistero. I terremoti si verificano a causa dei movimenti delle placche tettoniche, che creano accumuli di stress che vengono rilasciati nella crosta, producendo appunto i terremoti. Ma su Marte non c'è la tettonica a zolle, quindi i terremoti non dovrebbero esserci. A 640 anni luce dal Sole, degli astronomi hanno scoperto il pianeta WASP-76b, su cui piove ferro. Il pianeta è molto vicino alla sua stella e la sua orbita è bloccata in modo tidale, ovvero mostra sempre una sola faccia alla stella. La temperatura sul lato soleggiato è così alta che i metalli si fondono ed evaporano. L'altra metà del pianeta è abbastanza fredda, tale da far condensare i metalli che ricadono sotto forma di pioggia. A proposito di orbita bloccata in modo tidale, anche la nostra Luna ha la stessa caratteristica. Il famoso lato oscuro non esiste. La Luna ha sempre una faccia rivolta verso la Terra. Quando si trova tra la Terra e il Sole, quello che noi chiamiamo lato oscuro diventa luminoso, solo che da qua giù non possiamo vederlo. Un recente studio sostiene che la Luna abbia una coda. Ogni mese questa coda avvolge il nostro pianeta come una sciarpa.
Si tratta di una coda sottile, composta da milioni di atomi di sodio che seguono il nostro satellite. La Terra attraversa regolarmente questo impercettibile flusso di atomi. L'origine di questo fenomeno sono i meteoriti che cadono sulla superficie lunare, scatenando reazioni chimiche che liberano gli atomi di sodio. Sembra incredibile, ma la Luna si sta pian piano riducendo. Rispetto a centinaia di milioni di anni fa, è più piccola di 45 metri. Potrebbe dipendere dal raffreddamento degli strati più interni. Questa teoria potrebbe anche spiegare le scosse che interessano la superficie del satellite. La Luna non è la sola ad avere terremoti, anche Marte è sismicamente attivo. Sul pianeta rosso i terremoti si verificano con una certa regolarità. Per diversi giorni ogni mese, la Luna rimane tra il Sole e il nostro pianeta. È in quel periodo che l'attrazione gravitazionale terrestre raccoglie la coda composta da atomi di sodio. Il nostro pianeta la trascina in una lunga striscia che avvolge l'atmosfera. Questa coda è innocua, è invisibile all'occhio umano, è circa 50 volte più debole rispetto a ciò che è percepibile dall'occhio umano. Solo i telescopi ad alta definizione possono individuare il suo debole bagliore giallastro nel cielo. La coda ha un diametro 5 volte superiore a quello della Luna piena. Recenti studi hanno dimostrato che in molti pianeti dell'universo, e persino nella Via Lattea, è presente dell'acqua liquida o congelata. Il più vicino si trova nel nostro sistema solare. Si tratta di Europa, una delle lune di Giove. Gli scienziati sono quasi sicuri che sotto la sua superficie ghiacciata ci sia un oceano d'acqua. Questo però non significa che ci siano forme di vita. L'acqua liquida è solo una delle tante variabili necessarie allo sviluppo della vita. Una stella nella galassia GSN 069 probabilmente si trasformerà in un pianeta delle dimensioni di Giove in un tempo molto lungo, trilioni di anni. Potrebbe succedere a causa della sua interazione con un buco nero. Inizialmente gli astronomi hanno notato delle insolite emissioni di raggi X, incredibilmente luminose, che si ripetevano ogni 9 ore. Dopo aver studiato questo fenomeno, hanno capito che si trattava di una stella che si muoveva in un'orbita ellittica intorno a un buco nero. I lampi luminosi? Era il materiale che il buco nero sottraeva dalla superficie della stella. Nel corso di milioni di anni, il buco nero aveva già trasformato la gigante rossa in una nana bianca. Probabilmente questo processo non si interromperà. Gli astronomi hanno trovato alcune tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere. Sul nostro pianeta questo gas, incolore e infiammabile, si trova spesso dove vivono i microbi. Non c'è da stupirsi che una nuova teoria suggerisca che potrebbe esserci vita su Venere. Ma anche in questo caso, la vita su Venere potrebbe esistere solo nella sua atmosfera. Probabilmente nessun organismo vivente sarebbe in grado di sopravvivere alle estreme condizioni ambientali del pianeta. La superficie di Venere è incredibilmente secca, non è presente acqua liquida e la pressione è 90 volte superiore a quella della superficie terrestre. Le temperature spesso superano i 480 gradi centigradi, una temperatura in grado di fondere i metalli. Niente vacanze lì per me. A milioni di anni luce di distanza troviamo un'intera nuvola spaziale galleggiante, composta interamente di acqua. Ce n'è così tanta che potrebbe riempire tutti i nostri oceani ben 140 trilioni di volte. L'origine dell'acqua sulla Terra è ancora un mistero. La teoria più accreditata ipotizza che sia stata portata da comete e asteroidi ghiacciati che hanno lasciato non solo imponenti crateri, ma anche la sostanza liquida grazie alla quale prosperiamo. Nello spazio è possibile trovare una grossa quantità di materia organica che in determinate condizioni potrebbe produrre così tanta acqua da riempire 1000 volte i nostri oceani. Grazie a un esperimento condotto da alcuni ricercatori è stato osservato che dal riscaldamento di questa materia organica si ottengono acqua pulita e olio. Se questo esperimento verrà confermato da studi futuri, potremmo ipotizzare che il petrolio sulla Terra non si sia formato da resti fossilizzati di esseri viventi, ma che sia arrivato dallo spazio. Potrebbero esserci circa 6 miliardi di pianeti simili alla Terra solo nella Via Lattea. Gli ultimi dati hanno dimostrato che una stella su 5 simile al Sole può avere almeno un pianeta nella sua zona abitabile. Non stiamo parlando di un pianeta qualsiasi, ma di uno con un nucleo e una superficie rocciosa, di dimensioni paragonabili alla Terra.
Trovandosi all'interno della zona abitabile della sua stella, un tale pianeta avrebbe alte possibilità di ospitare creature viventi, microbi almeno. Considerando il numero di questi pianeti nella nostra galassia, possiamo tranquillamente dire che almeno uno non solo è abitabile, ma abitato. Ora, moltiplichiamolo per il numero di galassie nell'universo, considerando anche che molte sono più grandi della Via Lattea. Il numero che otteniamo indica miliardi e miliardi di stelle simili al Sole e di pianeti simili alla Terra, alcuni sicuramente più simili al nostro di altri. E senti queste. Probabilmente siamo in grado di camminare eretti grazie alle esplosioni di supernove. Circa 2,5 milioni di anni fa, i raggi cosmici liberati da una supernova arrivarono sul nostro pianeta. A contatto con l'atmosfera terrestre, innescarono una serie di tempeste elettriche, che successivamente si sono trasformate in temporali. Questi, a loro volta, causarono incendi nell'Africa nord-orientale, dove vivevano i nostri antenati. Gli incendi trasformarono la zona della foresta in una savana. La pressione atmosferica cambiò e i nostri antenati dovettero cambiare la loro camminata per sopravvivere. La più grande esplosione dal Big Bang è stata registrata nel 2019, localizzata nel superammasso di Ofiuco, struttura composta da migliaia di galassie. Secondo gli scienziati, l'esplosione è stata pari a 20 miliardi di miliardi, sono 18 zeri, di megatoni al millisecondo per 240 milioni di anni. Dovrò fidarmi, la matematica non è il mio forte. Nel 2019, il Lander InSight della NASA, il cui compito era quello di studiare l'interno di Marte, ha registrato il primo terremoto marziano di sempre, delle scosse molto veloci che si ripetevano due volte al giorno. La maggior parte aveva una magnitudo trascurabile, impossibili da sentire se fossero avvenute sulla Terra. Finora sono stati rilevati più di 300 martemoti. Si tratta delle prime scosse su un qualsiasi corpo spaziale diverso dalla Terra e dalla Luna. La missione ha scoperto un altro fenomeno misterioso, degli strani impulsi magnetici verificatisi ogni mezzanotte nei pressi del Lander. Non è ancora chiaro cosa li generasse. L'atmosfera di Plutone raggiunge un'altezza superiore a quella terrestre. È anche suddivisa in 20 strati, tutti freddissimi ed estremamente condensati. Ricordi l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri dalla Terra? Io non c'ero, ma chi potrebbe dimenticare? Potrebbe non essere stato l'unico evento ad aver provocato un'estinzione di massa. Circa 360 milioni di anni fa, un'esplosione di supernova avvenne a circa 65 anni luce da noi e i raggi cosmici da essa inviati spazzarono via lo strato di ozono della nostra bella palla blu. Wow, che vicini antipatici che abbiamo! Da tempo gira voce che la NASA stia progettando una penna capace di funzionare a gravità zero, a temperature estreme, persino sott'acqua, e su ogni superficie, a testa in giù o in ambienti surriscaldati fino a 300 gradi. Si dice che la NASA abbia speso milioni, se non miliardi, di dollari per lo sviluppo della penna nel giro di 10 anni. Il problema è che le normali penne a sfera, in assenza di gravità e di peso, non funzionano, perché senza gravità l'inchiostro non riesce a scorrere fino alla sfera. La pressione, anzi, causava la perdita dell'inchiostro dalla penna. In realtà gli astronauti hanno sempre usato le matite, però le matite sono di legno, un materiale che può incendiarsi. Pessima idea nei veicoli spaziali, in ambienti in cui l'atmosfera è al 100% di ossigeno. Quindi di una penna speciale c'è davvero bisogno. Le voci però lasciano il tempo che trovano, e infatti la NASA non ha creato né speso una fortuna per questa penna. Tutto cominciò negli anni 60, quando l'azienda Fisher Pen Company di Chicago spese più di $1 milione per quasi 10 anni per creare una penna pressurizzata. L'idea era di fornirle alla NASA, per permettere agli astronauti di scrivere a gravità zero. Alla fine riuscirono a realizzare una penna capace di scrivere a temperature estreme, da meno 35 a 120 gradi centigradi, il che non è male, vero? La penna fu brevettata nel 1966. Un anno dopo, al termine di vari test, la NASA fornì le penne agli astronauti delle missioni Apollo. Nonostante tutto, le voci secondo cui la NASA avrebbe sprecato un'enorme quantità di soldi per lo sviluppo delle penne spaziali è circolata per decenni. La verità è nota da altrettanti decenni, eppure le voci continuano a circolare.
Quasi tutti i film di fantascienza ci hanno convinti che tutto ciò che avviene nello spazio sia accompagnato da suoni spettacolari. Non è vero. Nello spazio nessuno può sentirti urlare. E sai perché? Perché non c'è aria nello spazio, naturalmente. C'è il vuoto e le onde sonore nel vuoto non viaggiano, quindi non possono raggiungere i nostri timpani, farli vibrare e inviare segnali al cervello. Meglio così, però, specialmente per gli astronauti impegnati in missioni extraveicolari. Se nello spazio ci fossero rumori, il suono delle tempeste solari sarebbe assordante. Un'altra credenza popolare molto diffusa è che le comete abbiano tutte una lunga coda luminosa. Nella realtà, le comete sono molto difficili da individuare perché solitamente sono lontane dalle stelle e lì, nel buio del cosmo, sono totalmente inerti e completamente congelate. La coda compare solo quando la cometa si avvicina a una stella e inizia a surriscaldarsi. Questo processo porta alla formazione di una sorta di mini atmosfera attorno alla cometa, la cosiddetta chioma, e una scia di vapore, detta coda. La coda è sempre rivolta dal lato opposto rispetto alla stella, perché il vapore viene spinto lontano dalla radiazione e dal vento solare. A seconda della posizione della cometa, la coda a volte può persino precederla, più che seguirla. Ora parliamo dell'anno luce. La parola anno ci fa credere che si parli di tempo. Invece, l'anno luce misura la distanza. Per definizione, un anno luce è la distanza totale percorsa da un fascio di luce, in linea retta, nel corso di un anno. Siccome la luce viaggia a circa 300.000 km al secondo, un anno luce equivale a qualcosa come 10 trilioni di chilometri. Dai, il calcolo è facile. Si dice spesso che nello spazio non ci sia la gravità, e in effetti vediamo sempre gli astronauti fluttuare quasi senza peso all'interno della stazione spaziale. Ma la realtà è un po' diversa. La gravità è una delle forze fondamentali dell'universo. È la forza che tiene la Luna in orbita attorno a noi e la Terra attorno al Sole, e che tiene il Sole ancorato al suo posto nella Via Lattea. Quella che provano gli astronauti nella ISS è propriamente detta microgravità, o anche gravità ridotta. La gravità sulla stazione spaziale è infatti solo del 10% più debole di quella sulla superficie terrestre. Gli astronauti però sono continuamente in caduta libera. La stazione spaziale infatti, e tutto ciò che contiene, è in caduta continua, ma non verso il basso, bensì lungo l'orbita del nostro pianeta. Questo movimento fa sì che gli oggetti all'interno della base sembrino fluttuare senza peso, o che gli astronauti riescano a sollevare oggetti pesantissimi con la punta delle dita. La microgravità viene detta spesso gravità zero, ma si tratta di due cose molto diverse. A noi il Sole sembra sempre infuocato, o almeno è così che ci appare. Nella realtà, però, la nostra stella è un'enorme sfera di gas. Sono le reazioni nucleari al suo interno che lo fanno sembrare infuocato. Ogni secondo, miliardi di tonnellate di idrogeno vengono convertite in altrettante tonnellate di elio. Questo processo rilascia immense quantità di energia, in forma di raggi gamma, i quali a loro volta diventano raggi luminosi. In altre parole, il Sole emette sì luce e calore, ma non è affatto infuocato. Non essendoci ossigeno, non può esserci il fuoco. Un astronauta esploderebbe se si togliesse la tuta spaziale durante un'attività esterna. Beh, in realtà se si togliesse la tuta durante una passeggiata spaziale, gli effetti sarebbero molto meno spettacolari. Anzitutto, dopo circa 15 secondi in assenza di ossigeno, nello spazio senza protezioni, l'astronauta perderebbe i sensi. Ma prima ancora, dovrebbe espirare quanta più aria possibile fuori dai polmoni, altrimenti l'ossigeno al loro interno li danneggerebbe. Dopo, privato della sua tuta spaziale, un vero e proprio guscio protettivo, la pressione interna al suo corpo crollerebbe, per non parlare di tutti gli altri problemi. Quindi non esploderebbe, ma di certo avrebbe ben poco tempo per mettersi in salvo. I buchi neri sono giganteschi, spaventosi aspirapolvere cosmici. O così si dice. In realtà, un buco nero è qualcosa di più complesso. Non sono certo predatori, anzi, sono totalmente inerti. Solo quando un altro corpo celeste si avvicina, l'immensa gravità del buco nero fa il suo lavoro. Una volta superato un certo limite, il corpo celeste viene disintegrato.
Se al posto del Sole ci fosse un buco nero, l'orbita terrestre non cambierebbe. Di molto diverso sulla Terra ci sarebbe la temperatura, non ci sarebbe il vento solare e il nostro pianeta non sarebbe soggetto a tempeste magnetiche. Tutto questo ipotizzando che il buco nero abbia la stessa massa del nostro Sole. In questo caso, la Terra dovrebbe avvicinarsi molto al buco nero per rischiare di essere risucchiata all'interno. Il lato oscuro della Luna è stato osservato più di 50 anni fa dalla missione Apollo 13, ma ancora oggi lo si immagina davvero oscuro. In realtà è semplicemente il lato della Luna che non è mai rivolto verso la Terra, ma è in tutto e per tutto identico al resto del nostro satellite. Il Sole infatti illumina tutti i lati della Luna, solo che dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia della Luna, a causa di un fenomeno detto rotazione sincrona. Nel corso di miliardi di anni, ripetiamolo insieme, miliardi di anni, l'attrazione gravitazionale tra la Terra e il suo satellite ha influenzato le rispettive orbite e anche la velocità con cui entrambi si muovono. Siccome la Terra è molto più grande della Luna, la rotazione di quest'ultima è rallentata, fino a raggiungere un punto di equilibrio che fa sì che la Luna completi una rotazione attorno al suo asse nello stesso tempo che impiega per compiere un'orbita completa attorno alla Terra. Venere viene spesso definito il nostro pianeta gemello. È vero che la Terra e Venere hanno praticamente le stesse dimensioni, la stessa massa e la stessa composizione. Anche la gravità è simile. Quella di Venere è il 91% di quella terrestre. Vale a dire che se sulla Terra pesi 75 kg, su Venere ne peseresti poco meno di 70. Da qui a definire Venere il nostro gemello, però ce ne passa. L'atmosfera su Venere è 100 volte più densa della nostra e la sua temperatura di superficie è la più calda di tutto il sistema solare, 455 gradi Celsius, abbastanza per fondere il piombo o bruciare una pizza. Venere non ha acqua né vita, inoltre ruota in senso inverso rispetto a tutti gli altri pianeti del sistema solare, Terra inclusa. Ecco sfatato anche il mito secondo cui Mercurio è il pianeta più caldo del sistema solare. Eh sì, il più prossimo al Sole, ma Venere è ben più caldo. Sulla Terra cadono più asteroidi di quanto tendiamo a immaginare, ma non si tratta di collisioni apocalittiche, anzi la stragrande maggioranza degli impatti non li notiamo nemmeno. Gli asteroidi che incrociano la nostra orbita vengono detti oggetti near Earth. Quando cadono in superficie, di solito si disintegrano a contatto con l'atmosfera e non sono certo una minaccia per il nostro pianeta. Sono troppo piccoli. Comunque, dalle 40 alle 80 tonnellate di detriti cosmici cadono ogni anno sulla Terra. Sono per lo più minuscoli asteroidi e meteore, dette bolidi, di solito non più grandi di 20 metri di diametro. Minuscoli quindi? Beh, pare di sì.